Ricordate, levò alto i pensieri, stellò forte la notte, inastò le sue bandiere di pace e d'amicizia alla città degli ardenti desideri che fu Firenze allora. Essere stata nel sogno di Lapira, la città posta sul monte, forse ancora la illumina, l'accende del fuoco dei suoi antichi santi e l'affligge, la rode nella sua dura carità il presente di infamia, di sangue e di indifferenza. Non può essersi spento o languire troppo a lungo sotto le ceneri l'incendio. Siamo qui per ravvivarne col nostro alito le braci, che duri e si propaghi contro fuoco alla vampa devastatrice del mondo. Siamo qui per questo. Stringiamoci la mano sugli spalti di pace nel segno di San Miniato. Non aveva a disposizione altre parole se non queste di Mario Luzzi per iniziare questa memoria grata e festosa a 100 anni dalla nascita di questa voce che è riecheggiata anche in questa basilica in più di un'occasione, una voce che torna a farsi respiro, carne e bellezza nella lettura di Opus Florentinum, introdotta da parole autorevoli che ascolteremo e soprattutto ascoltata da cuori che siamo noi, desiderosi, come ci invita a fare questa lirica appena ascoltata, non solo fare memoria, ma soprattutto trasfigurarla in speranza. Ne abbiamo sommamente bisogno. E spero non vi sconcerti se questo momento di bellezza e di memoria è diventata per noi anche l'occasione per ricordare e ricordarci la delicatezza della nostra città, la delicatezza di questo luogo. Vi è una lirica splendida di Mario Luzzi intitolata Un mazzo di rose. Piove fitto, pluvia, antica primavera sulle antiche mura, dilava la città di noia e di tempo la defluvia, le porta vita, ne sente e se ne inebria il primo insulto, in tutti i suoi giardini, in tutte le sue altane, ancora risecchito di spoglie anche le allevia, scorie, ceneri, immondizie, franate in rigagnoli e fossati. Tutto corre al fiume. Il fiume non si oppone, accoglie ciò che il tempo dell'uomo e la natura gli propina, altro ancora. In momenti di turgore lui medesimo rapina, li assolve poi nella sua magnificenza, li prepara alla disparizione e dal ritorno dov'è? Alle stesse rive, fra case, muraglioni, rupi, involte alle finestre, fronde d'alberi, nuovi, effimeri firmamenti cittadini. Anche questo noi celebriamo, le offese che l'acqua ha inferto alla nostra San Miniato, alla nostra città, e siamo lieti che contro fuoco, alla vampa devastatrice, non del fuoco, ma dell'acqua, stasera, mano nella mano, sugli spalti di pace di San Miniato, facendo memoria di Mario Luzzi, poniamo a fondamento la sua arte per un inizio nuovo alla nostra città. Grazie e benvenuti. Quello che vi porgo stasera è solo la commozione della città e la mia personale, perché nello sguardo del poeta di Mario Luzzi, lo sguardo che Mario Luzzi ha avuto per Firenze, si ha di quello sguardo, si ha una comprensione quando si sale alla Scala di San Miniato. San Miniato guarda Firenze con lo sguardo di un poeta. Buonasera, bentrovati a questo incontro e in una cornice che emoziona.
È il 10° maggio che l'associazione Mendrisio Mario Luzi e Poesia del Mondo organizza quest'anno, portando Mario Luzi, riportando la sua voce, riportando le sue parole, riportando i suoi sentimenti, le sue visioni, ovunque, attraverso interpretazioni, attraverso analisi, attraverso letture. E questa sera siamo a San Miniato, che è una chiesa emozionante, ma pensate, tutto è cominciato il 12 marzo di quest'anno, quando un'opera di Luzi è entrata nel Duomo di Milano e nel Duomo di Milano è stata recitata. Buonasera, un breve intervento diviso in tre parti: gratitudine, sorpresa, gli spalti di pace. Gratitudine. Questa serata speciale si realizza per la premura e la lungimirante disponibilità di Padre Bernardo e dei monaci della comunità dell'Abbazia Basilica di San Miniato al Monte. Quindi grazie. Un ringraziamento a Marco Marchi per la riduzione di Opus Florentinum e grazie anche al suo assistente Andrea Guidotti. Saluto la professoressa Anna Dolfi, che già ebbe il piacere di incontrare durante il convegno di studi luziani svoltosi all'Università Cattolica di Milano il 19 e 20 marzo. E mi piace salutare la presenza qui tra noi dell'archivio Venturino Venturi, questo grande artista così fortemente legato a Mario Luzi e stasera presente con la direttrice Lucia Fiaschi. Grazie Lucia di essere venuta. E ringrazio gli amici della Fondazione Balducci che sono qui, con i quali abbiamo vissuto un'esperienza indimenticabile in aprile alla Badia Fiesolana quando presentammo la Passione di Luzi. Vorrei ringraziare anche il vice sindaco, la signora Giachi. Siamo felici del rapporto con Firenze, perché con l'aiuto e la premura di Gianni Luzi ci avete onorato del patrocinio e quindi grazie all'allora sindaco, oggi premier del paese, che ci donò questa bella cosa, il patrocinio di Firenze, e arrivò pure il patrocinio della regione insieme agli altri patrocini e all'alto patronato del Presidente della Repubblica. Sorpresa. Nell'invito forse qualcuno avrà letto che è stato riportato eventi e poi in effetti ne risulta uno solo, ma il secondo esiste ed è una sorpresa: la nuova edizione di Opus Florentinum. Luzi volle legarmi a filo doppio a questa sua impresa letteraria il suo autografo, che mi indirizzò nel novembre del 2001, documenta tutto ciò. Dopo 13 anni mi sono deciso a pubblicarlo, anche a giustificazione di questa nuova edizione, che nasce con una profonda ed emozionante introduzione di Padre Bernardo. Il 28 novembre 2001. Caro Paolo, come d'accordo ti faccio avere le pagine da premettere all'Opus Florentinum che tu hai. Per ogni evenienza fammi avere le bozze. Tra un mese è Natale, anzi meno di un mese, e comincio a farti gli auguri, per te naturalmente, e per Anna Paola e il Rampollo,
Tuo Mario. L'intera Opus Florentinum, come desiderava Luzzi, fu poi presentata in un memorabile giorno nel luglio del 2002 a Mendrisio, e insieme a Luzzi erano presenti tra gli altri anche Armando Torno e l'attore Pino Tufillaro. Ringrazio ambedue per aver accettato di intervenire stasera. Al termine della serata noi abbiamo pensato di legare questo momento di difficoltà per i vetri rotti nella Basilica a Opus Florentinum. In che modo? All'uscita troverete un incaricato che vi offrirà Opus Florentinum. Vi chiediamo un'offerta, certamente non per la nostra associazione, che è senza scopo di lucro, e neanche per le spese della realizzazione della serata. Vorremmo essere insieme a voi complici e autori del primo gesto nei confronti dei carissimi monaci, con un'offerta che aiuti, che ne so, 10 vetri, padre Bernardo, 20 vetri, 30, quello che sarà, ma che siano i primi per merito di questa serata. Quindi ringrazio chi si sentirà disposto a dare un'offerta ai monaci. Evidentemente Opus Florentino non è in vendita, quindi potete ritirarlo anche senza offerta, chiaramente. E termino. Gli spalti di pace. Questo luogo è stato sicuramente un luogo amato da Luzzi. Lo ricorda molto bene padre Bernardo nella introduzione alla nuova edizione di Opus. E cito: a noi sovviene il somigliantissimo sguardo memore e profetico che alla fine del 1997, ispirato dal sogno di La Pira, Mario Luzzi ha saputo cantare con mirabili versi che ancora oggi rivelano al meglio il significato estremo di ogni presenza a San Miniato e della stessa presenza di San Miniato al Monte, porta di speranza aperta quasi 1000 anni fa nel cielo di Firenze, per divenire custodia della sua memoria, ma anche e forse soprattutto varco profetico del suo futuro. E ritorno agli ultimi due versi che già avete ascoltato da padre Bernardo. Scrive Luzzi: siamo qui per questo, stringiamoci la mano sugli spalti di pace nel segno di San Miniato. Però qui dentro siamo nel luogo per eccellenza del verbum, della parola. Luzzi portò allo spasimo il suo confronto proprio con la parola. Prende le mosse dalla traduzione del prologo di San Giovanni e lui traduce così: in principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Essa era all'inizio con Dio. Tutte le cose vennero ad essere per mezzo suo, e senza di essa nulla divenne. Ciò che divenne in lei fu vita, e la vita fu la luce degli uomini. Capitale, dice Luzzi, la sequenza, e la parola si fece carne e si stabilì fra noi, e vedemmo la sua gloria. Marco Marchi,
nella introduzione alla nuova edizione di Autoritratto che presenteremo al Presidente della Repubblica il 22 ottobre a Roma, riprende il tema, cito: «Ripenso», scrive rivolgendosi a Luzzi, «all'epigrafe dal Vangelo di San Giovanni che hai voluto adottare per la tua importante raccolta del 1985 per il battesimo dei nostri frammenti. In lei la parola era la vita e la vita era la luce degli uomini». E così pure Massimo Cacciari, nella memorabile prolusione il 20 ottobre 2004 al Teatro della Compagnia di Firenze per i 90 anni di Luzzi, cito: «La mira profunditas luziana della parola, la parola, lei, dan lei, e in lei era la vita». Luzzi, traducendo il prologo di San Giovanni, trapassa da verbum a parola. Allora mi sembra che divenga molto chiaro il messaggio di Luzzi con quella toccante invocazione programmatica e religiosamente laica. Vola alta parola, tocca nadir e zenith della tua significazione. E ancora, sii luce, non disabitata trasparenza. E così stasera mi sembra che l'invocazione di Luzzi per una parola alta si intrecci, si coniughi idealmente con un'altra invocazione, questa religiosamente sacra, che si innalza ogni mattina prima dell'alba su dagli stalli del coro dei nostri carissimi monaci. «Domine, labia mea aperies, e tos meu, annunziamit laudem tua». Dio mio, ispira le mie labbra, perché io sappia proclamare la lode al tuo nome. Ecco, invocare la parola che sia capace di arrivare almeno ad limina, alle soglie, davanti a Dio infinito e santo, quel Dio presso il quale era in archè, in principio, proprio la parola. Vola alta, parola, domine, labia mea aperies. Due invocazioni, due richieste per una parola altissima, che probabilmente, per superare la soglia di fronte a Dio, necessitano ambedue di essere sorrette dalla fede. Quella fede che, scrive Luzzi nel preludio battesimale in Opus Florentinum, sale al cielo da sola con le sue ali. Vi ringrazio e vi auguro buona serata. Sarò breve, due piccoli spunti personali. Sono il presidente del Centro Studio Mario Luzzi, la Barca di Pienza. Quindi dopo il sindaco, il vice sindaco di Firenze, porto anche i saluti della città di Pienza. Voi tutti sapete che Luzzi si considerava cittadino del mondo. Ha viaggiato lungo e largo, non l'Italia, ma anche tutto il mondo, India, Cina, Stati Uniti, Irlanda. Sono state nominate le città che contavano per Luzzi. Prima di venire qui avevo ripreso in mano un piccolo libro, Floss, dal nome di Firenze, che attraversa naturalmente tutta l'opera poetica luziana, a partire dalla prima raccolta della Barca, con quella serenata in Piazza d'Azeglio che ci presenta una piazza rovesciata. Sappiamo che in Piazza d'Azeglio abitava Carlo Bo, che lì vicino stava la fidanzata, poi futura moglie del poeta,
abbiamo una visione appunto capovolta del mondo, come se fosse visto dal basso verso l'alto, tant'è vero che il viale diventa una nuvola verde, e come dire, abbiamo subito, a partire dalla barca che esce nel 1935, l'impatto con una Firenze che è quella reale che ha un nome preciso, delle piazze precise, delle figure facilmente riconoscibili e anche trasfigurata naturalmente dalla poesia. Innanzitutto un ringraziamento a tutti quelli che hanno contribuito sia a questo evento e a tutta la filiera, diciamo così, dello svolgersi del centenario, sia per quanto riguarda tutto quello fatto dall'Associazione Mendrisio, ma anche a tante altre cose che sfuggono talvolta al controllo. Quando Luzzi ideò la scrittura scenica di Opus Florentinum, il fine letterario gli si propose, io credo, esibitamente celebrativo, doppiamente celebrativo, come cercheremo di dire, e poi articolandosi all'interno di quei duplici intenti primari rilevabili e tra loro comunicanti in chiave appunto di omaggio, variamente celebrativo. Obiettivi visibilizzati insieme intimi, profondissimi, in versione drammaturgica, secondo mirabili precedenti, cioè da Ipazia a Rosales, a Felicità Turbate, a Ceneri e Artori, la poesia di Luzzi, facendosi opus, avrebbe reso omaggio prima di tutto all'opus predicato dal titolo, e cioè alla costruzione e alle vicende di una grande cattedrale dedicata alla Madonna. Ecco, poniamo insieme la sua prima pietra. Diamo inizio all'opera che altri compirà quando non sappiamo. Questo non rileva, questo non ha importanza. Affidiamo al tempo e al lavoro umano il desiderio di eterno che è nel nostro cuore. Questo importa, questo unicamente, in questo siamo uniti tutti, uomini e donne di Firenze, fratelli. Neppure le più solide e le più solenni costruzioni dell'uomo sono durevoli. Questa nemmeno lo sarà.